mio ringraziamento va a tutti gli operatori turistici che, sotto il coordinamento di Marco Di Carlo, hanno da subito raccolto l'invito a dare ospitalità alle famiglie colpite dal sisma e dagli eventi meteorologici avversi di questi momenti. Quando, a partire da mercoledì mattina, due giorni fa, la Protezione Civile Nazionale mi chiese di istituire a Giulianova il centro operativo intercomunale, ripristinando quel punto di riferimento che era stato così utile nei momenti successivi al sisma del 6 aprile 2009 all'Aquila. Gli operatori alberghieri della città si sono mobilitati e stanno già dando ospitalità, un giaciglio, un tetto e soprattutto sicurezza a tante famiglie. Si parla di più di 600 persone e se ce ne fosse bisogno, io spero che non ce ne sia bisogno, saremo a disposizione anche in queste ore, nei prossimi giorni, per portare solidarietà e supporto. Riprendendo l'accoglienza che abbiamo dato nel 2009 con l'esperienza dell'Aquila, abbiamo riproposto qui le procedure per appunto dare adesso accoglienza in questa nuova emergenza. Ottima è stata la collaborazione e il collegamento con la Protezione Civile che ha sede adesso qui a Giulianova presso il CONI. Un ringraziamento va a tutti i colleghi che hanno prestato la loro disponibilità riattivando nel giro di pochissime ore le strutture e quindi potendo dare alloggio e ospitalità agli sfollati che in queste ultime ore stanno arrivando sulla costa prevalentemente dal centro teramano.